will take this great nation away from me. God bless the old Navy. God bless America. Ciao a tutti amici, benvenuti su Fallout 4. Siamo qui oggi per farvi vedere la mia Sanctuary Hills. Ebbene sì, oggi siamo insieme al nostro amico Archdorn, che sto guardando sti due cadaveri. Hey. This is the second time you've come to me out of uniform, soldier! There will not be a third! Your thoughts? I'll have someone's ass for dinner! Can I ask you some questions? Did you forget something, maggot? False alarm. Don't worry about it. This base is on alert and I do not recognize you! Show me your paper, soldier! Bene. Con il nostro Archdorn, il nostro indimenticabile sergente pazzo, siamo qui oggi per farvi vedere, come ho detto prima, Sanctuary Hills. Iniziamo da qui. Una piccola postazione di guardia per vedere il nemico se viene da questo. Là c'è il nostro depuratore d'acqua e qua c'è il nostro Goblin's Enclave, molto bene, ho fatto benino così, e qua ci sono due cose, l'antificio. Prima linea di difesa, cancello con due torrette MK e riflettori, postazioni di guardia sopra, anche qui ci sono le postazioni di guardia, Welcome to Sanctuary Hills, e due archi per la decontaminazione. Mumino, avvento. Sto parlando però. Mumino, avvento che ci dà 3 di energia. Anche qui una torretta MK. Anche da qui c'è una bella vista, insomma. Tutto ovviamente con luci. Qua c'è un segnale di reclutamento. Questa è un'arma. Andiamo per di qua. Seconda linea di difesa, una delle più potenti per ora, con delle torrette laser e missili. Postazione, un piccolo avamposto in cui si dorme, ci si rilassa e ci si controlla la zona. Cancello, postazione di guardia, due torrette, e qui c'è un piccolo vagone merci che ho aggiunto per metterci una torre pesante MK1 e due letti nel caso qualcuno voglia dormire in un vagone merci, un grande sogno insomma. Poco da campo e bar più per fare delle feste, così visto che siamo 23 persone qui. Terza linea di difesa, torretta MK, il vettore e zona qui del mercato. Nice. Spero che tu non sia qui per me. Torretta qua sopra, giusto per far vedere. Armature, armi, mamma Manfi. Il bar, una zona centrale con una radio, il barbiere. E, clinica, vestiti e sedia di chirurgia, più due letti. Quanta di difesa, con ben buon in avvento, queste postazioni di avamposti militari che vi ricordano quella del stazione di polizia di Cambridge dove c'è la combattente d'acciaio. Brotherhood of Steel. Saliamo un po' qua su, però non abbiamo niente da fare. Ecco qua, torrette, riflettori, cose belle, molto belle. Piccolo quartiere in generale in cui c'ho tutta la roba, vestiti e risorse, e qua dentro ci sono i letti. Poi qui, andiamo per di qua, c'è Cosmot che sta coltivando la terra, lui che prende una pistola e una punta contro il muro, e questo è il nostro orto principale. Una cosa che non vi ho detto è che qui ci sono panche per pesi e cavalline per aumentare destrezza e forza dei nostri coloni e quindi anche delle nostre guardie. Andando per di qua invece c'è la nostra prima linea di difesa verso il depuratore d'acqua con torrette MK sotto e riflettori, mentre qui ci sono due fari industriali per controllare la zona, tutto ovviamente con luci. Qua c'è chi non riesce a pagare l'affitto, si può vedere qua ci sono due sedie, il letto, il bidone per il fuoco e le tende, così che proteggono dalla pioggia, oppure un luogo per
altre cose. Nice. Poi, qua c'è la nostra fabbrica di Mac and... come si chiamava? Mac and Cheese di Blanco, quindi un macinatore di cibo. Ho messo solo questo, però qua devo aggiungere un po' altre robe come casse e altro. E qua c'è il nostro terminale e il sistema di gestione di popolazione del Vault, che in questo caso va bene anche per Central Mix. Ed ecco la bestia. La bestia sarebbe una grande fortezza di tre piani fatta in legno, ovviamente, con queste due cose, come dire, per tenere l'edificio, perché altrimenti potrebbe cadere su se stesso. Ho aggiunto io perché avere solo edifici in aria era un po' brutto, sinceramente. Comunque, questa è la parte bassa. Ovviamente tutto pieno di luci. Che ci vuoi qua tu? Vabbè. E qua c'è la nostra fabbrica. Fabbrica. La nostra fattoria di Tatos. Poi saniamo ovviamente qui. Ecco, torri ovunque. Posizione di guardia, divano. Metti, posizione di guardia, divano, bancone con il caffè se vuoi svegliarti con il rumore delle torrette e soprattutto con un bel caffè. C'è questa tubo di Ixi gigante che non so a cosa serva. Questo è mio. Un terminale così, una radio. E qua si sale. Ah, eccoci qua. Doppinetti, portone rosso proprio ben acceso. Torri di guardia. Postazioni di guardia che contorno questo lato. Fornelli, laboratori chimici. Insomma, tutto ciò che serve. E qua c'è Radio Beagle, una piccola moto che ti aumenta la popolazione, cioè nel senso più popolazione arriva nel nostro villaggio, ecco. E là c'è Preston Garvey, che non muore, perché? Non lo so. Vabbè ragazzi, niente, questa è la mia Central Links, spero che vi piaccia, ovviamente è ancora in costruzione, mancano un po' di edifici, ho anche costruito, cioè ho anche comprato una casa da Diamond City che poi vi farò vedere in un video a parte che dura poi molto poco. Questa intanto è la mia Central Links, spero che vi piaccia, come l'ho creata insomma. Vabbè ragazzi, niente, il video finisce qua, spero che questa mia Central Links vi piaccia. E niente, noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao ragazzi.